E anche questo mese siamo a pranzo con voi! E benvenuti qui nella nostra o vostra cucina virtuale. Oggi di nuovo a pranzo con voi. A pranzo con voi per una bella scampagnata in famiglia. Veramente? Dove andiamo? Sì, andiamo in giro. Ognuno si va a fare la scampagnata dove vuole. L'importante è che noi proponiamo un menu adatto a questo genere di eventi. Non siamo soli a fare questa cosa, ma come ogni mese, ormai questo è il secondo mese, abbiamo invitato a pranzo con noi due nostre follower, due nostre amiche, diciamo così, due persone che sono iscritte al canale, che hanno a loro volta un canale ancora piccolino che secondo noi merita di essere messo in vista. Le ragazze di oggi sono Lucia del canale Micli 971 e lei ha un canale bellissimo di cucina verace partenopea con delle ricette veramente una più buona dell'altra. Quindi dopo aver visto il nostro video andate da Lucia. Mentre la seconda ragazza è la Lena del canale La Cucina di Lena, dove troverete anche qui una padrona di casa deliziosa, garbatissima. Sono due belle more queste ragazze e soprattutto Lena mi ha colpita per la sua attenzione alla progettualità alimentare, cioè lei segue un regime alimentare particolare, andate nel suo canale se vorrete scoprirlo, che comunque è dato dalla completezza degli elementi all'interno del singolo piatto e quindi credo che su questo verterà anche la sua ricetta di oggi, che tra l'altro però non lascia per strada quello che è il gusto e l'appagamento appunto dello stare a tavola. Quindi tre canali totalmente diversi da loro, i nostri, che compongono un piatto per la scampagnata. Ma noi che facciamo? Che facciamo noi? Polpette! Ah, quindi tutto il massimo della fantasia racchiuso. No. Sempre che mi sottovaluti, come al solito. Vabbè, allora vediamo. Sono come fai. Polpette dolci. Sono le polpette Black Forest. Non sono che schifo, sono buonissime, delle polpette dolci da fine pasto che possono essere consumate con le mani e in piedi. Non quindi, mi dire. Durante una scampagnata. E anche con i piedi, hai detto? No, in piedi. Ah, in piedi. Spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fanno. Ed ecco gli ingredienti per fare le nostre polpettine dolci che noi chiameremo foresta nera, visto gli ingredienti che ho scelto. Ma potrete farli anche, per esempio, al gusto Nutella. Casomai vi do le varianti e se voleste vederle fatte da me, lasciate tra i commenti la richiesta che io vi esaudirò al più presto. Cosa ci occorrono? 200 grammi di riso soffiato al cioccolato, quello che si usa per la colazione la mattina. 100 grammi di amaretti, nelle amarene, proprio da questo contrasto sarà dato, dal contrasto cioccolato amarene sarà dato il gusto foresta nera, e amarene ne servirà una per ogni polpettina. Quindi ci occorreranno 200 g di cioccolato in prima battuta e in una seconda fase altri 180-200 g di cioccolato. Quindi 100 g di panna da montare, che non monteremo però. Cominciamo subito. Come prima cosa, in un mixer frullate finemente i vostri amaretti e voilà! Veloci, eh? E allora, adesso prendiamo 200 g di cioccolato e fondiamoli in microonde e insieme al cioccolato mettiamo a scaldare anche la panna. Fate quindi ben disciogliere tutto il cioccolato, aggiungete piano piano la panna anch'essa calda. Amalgamiamo insieme i due ingredienti e aiutiamoci con una frusta. Quello che avremo a questo punto sarà una bellissima ganache. In una ciotola versiamo il nostro riso soffiato. Tutto. Quindi aggiungiamo la nostra ganache. E cominciamo a rimestare i due ingredienti. Gli utensili potranno giovarvi fino a un certo punto. Da un certo punto in poi è con le mani che dovrete aiutarvi. Faccio raffreddare in frigo. Se voi il dolcetto lo fate per gli adulti, a questo punto potete unire anche un goccio di sherry o un goccio di rum. Quando il nostro riso si sarà ben bene rappreso, con una pallina per fare i gelati prendiamo
la giusta quantità e formiamo le nostre polpettine. Buchiamo al centro e inseriamo una marena, quindi chiudiamo bene la polpetta. Perfetto. E poggio su una leccarda. Ovviamente, oltre che per le scampagnate, questi sono dolci perfetti per il periodo di Natale. Con le dosi che vi ho dato vengono fuori 16 polpette. Dopo averle agglomerate, rimettiamole altri 10 minuti in freezer per farle rapprendere bene. Nel frattempo prendiamo il rimanente cioccolato e mettiamolo a fondere in microonde per un minuto. Fate fondere ben bene il cioccolato e qui non ci sarà bisogno di temperarlo, perché poi io darò una finitura tipo pangrattato con gli amaretti. Ok, tiriamo fuori le nostre polpettine dal freezer. Adesso quello che dobbiamo fare è molto semplice: prendere la polpettina, tuffarla nel cioccolato fuso, ripescarla da qui, sì, sgocciolarla ben bene dall'eccesso di cioccolato e tuffarla nel pangrattato di amaretti. Fatto ciò, la preleviamo e la poggiamo sul piatto fino a farla raffreddare completamente. Le nostre polpettine sono pronte, invece che in forno ora le mettiamo in frigo per un paio d'ore, dopodiché le gusteremo. Noi vi lasciamo alle foto, ci vediamo dopo. Bene, mi auguro vi siate lavati i piedi per provare queste palline, palline Black Forest, foresta nera? Sì, con la ciliegia dentro, con l'amarena dentro, molto Madonna, molto bellissimo, una pallina bomba. Cioccolato e amarena che sprigiona la sua essenza al primo morso e che molto spesso viene composta da un morso solo. Ghiop! Allora, bravissima, brava. E quindi se anche voi siete ghiotti di foresta nera e non in quel senso... E di polpette, bene, nessuno. Bene, provate questa ricetta, veramente facile. E poi andate sugli altri, nessuno. E poi andate sugli altri due canali a provare le ricette che vi proporranno le nostre amiche. Di tu il nome. Mikli 971 e la cucina di Lena. Brava. Ha capito il senso, perché lui sicuramente voleva dire qualcosa. Bravissima, nessun senso. Allora, va bene. Con questo dubbio che mi arrovella il cervello, io mando un bacio sia a Lucia che a Lena. Se questo video vi è piaciuto e questo progetto di A Pranzo con Voi vi piace, regalateci un bel pollice in su e soprattutto condividetelo sulle vostre pagine Facebook, ma soprattutto di soprattutto candidatevi per la prossima collaborazione del mese prossimo. Se avete un canale o un blog inferiore ai 3000 iscritti, siete papabili della scelta del grande maestro Zen qua accanto, che sono maestro Zen, che scrutando tra i commenti sceglierà i due prossimi canali con cui collaborare. Quindi in bocca al lupo a tutti se ci tenete a far parte di questo tipo di video, e grazie a Lena e a Lucia per essere stati a pranzo con noi questo mese. Basta parlare, noi ci rivediamo sempre qua sulle vostre tavole. Ciao, ciao.